Narrazioni di imprese femminili. In ogni puntata di questo format scopriamo nuove storie. Conosciamo amiche, donne impegnate nel mondo dell'impresa, l'impresa cosiddetta in rosa. Il format è un'idea del Comitato per l'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara. E come una componente di questo comitato, Cristina D'Aprile, tante le attività che portate avanti come comitato e anche tanti corsi. Sì, portiamo avanti tante iniziative e sempre a favore delle imprenditrici, perché non sono diverse dagli imprenditori uomini, ma purtroppo nella nostra realtà hanno meno chance, meno possibilità di progredire, quindi cerchiamo di dargli degli strumenti in più, in modo particolare, ecco, per esempio abbiamo fatto dei corsi sulla finanza, che è una cosa importantissima, perché purtroppo anche lì sono sempre un pochino disagiate nell'ottenere dei finanziamenti dalle banche, non soltanto dalle banche, ma anche diciamo dalla struttura in generale, dalle strutture in generali. Ovviamente non ci siamo fermati lì, facciamo anche dei corsi sulle formazioni, facciamo dei corsi per quanto riguarda l'imprenditoria, non soltanto nella sua sviluppo già effettuato, ma anche presso le scuole, perché ovviamente le future imprenditrici sono ancora le ragazze che stanno a scuola, quindi ci interessa indirizzarle verso quello che può essere un mondo che ancora oggi purtroppo è prettamente maschile. Bene, ed ora vi lasciamo ad altre storie, ad altre donne imprenditrici da conoscere insieme. Un caro saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Io sono Luciana Ferrone, rappresento il CIF, il Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Chieti Pescara. E questo è un gruppo che è stato fondato da tanto tempo in Camera di Commercio e che vuole rappresentare e supportare l'imprenditoria femminile. È un gruppo molto motivato, molto serio, molto concreto. E al nostro interno ci sono raggruppate varie categorie di donne che si occupano di vari settori dell'imprenditoria. E tentiamo e proviamo a supportare al nostro meglio tutto quello che può essere, che può riguardare le nostre imprese. Nel nostro territorio, sappiamo tutti, c'è molto da fare, veramente c'è ancora tantissimo da fare, ma noi ce la stiamo mettendo tutta, in tutti i termini, in tutti i sensi, in tutti i modi. Diamo supporto alle imprese, invitiamo le imprese a prendere contatto con la nostra Camera di Commercio per qualsiasi necessità e qualsiasi problema. Stiamo intervenendo in molti settori, nella formazione, nel credito, nella digitalizzazione, nella internazionalizzazione, in tutti i modi possibili. Sono Marina Dolci ed è un piacere rappresentare qui il CIF insieme alle mie colleghe. Siamo tutte imprenditrici e siamo a disposizione delle donne future imprenditrici, studentesse, universitarie, anche delle scuole superiori, ma anche chi è già ha un progetto, chi ha già una sua attività e vuole modificarla o rimodernarla. Ci sono tantissimi progetti in atto e io già come esperienza personale ho un'impresa che è partita con mia mamma, quindi comunque al femminile. Poi sono subentrata io, ma tantissime regole di lavoro, di gestione sono cambiate e essere insieme ad altre imprenditrici in questo comitato mi ha fatto molto crescere e quindi queste conoscenze sono pronta a mettere a disposizione di tutte le altre donne. De Sanctis Vincenzina, faccio parte di questo comitato CIF di impresa al femminile. E la mia azienda è formata da tutte donne, me, mia sorella, mia figlia, mia nipote, e di questo ne sono veramente molto fiera, perché secondo me l'imprenditoria femminile nel tempo deve crescere sempre di più anche nel nostro territorio, che è un territorio del centro-sud dove l'impresa al femminile purtroppo è molto penalizzata ancora oggi. E in questo comitato è importante il supporto di tutte le imprenditrici che fanno parte di tutte le organizzazioni sindacali che sono sul territorio, perché possono dare un supporto molto 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 importante per la crescita e per l'innovazione e sotto tutti i punti di vista, in tutti i tipi e settori di lavoro. Ciao.
Cristina D'Aprile, anch'io faccio parte del CIF, Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Pescara Chieti. Io faccio parte del settore della finanza, delle banche e delle cooperative e la cosa che invece volevo portare in evidenza è il fatto che negli ultimi tempi, un po' per le leggi, un po' per la volontà, nei consigli di amministrazione delle nostre società cominciano ad esserci un numero abbastanza buono, diciamo intorno al 30-40% di presenze femminili. Questo è un fatto molto positivo ed è anche in parte anche merito sempre del comitato, che ha fatto sì che alcune imprenditrici si evolvessero e capissero che in ogni caso hanno sempre un posto buono all'interno della stanza dei bottoni. Io sono Marina De Marco, e anch'io faccio parte del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio Chieti Pescara e ho un'attività commerciale che conduco con mio marito, che ho portato avanti praticamente l'attività di famiglia che aveva aperto mio padre nel 1958. E quello che voglio sottolineare è l'entusiasmo che ho trovato dentro questo gruppo, un gruppo di donne straordinarie, ognuna con una sua forza di andare avanti, che sa trasmettere a tutte quante, e piene di idee, di progetti, ed è questo il motivo, penso, che debba portarci ad apprezzare, diciamo, questo gruppo, che vuole trasmettere alle nuove imprenditrici, che speriamo numerose, soprattutto dopo questo periodo di pandemia. Sappiamo dalle statistiche che le donne, in particolare le lavoratrici, sono state falcidiate da questo periodo e speriamo di poter dare il nostro contributo sia personale con le nostre esperienze più o meno buone, e sia come la struttura, diciamo, portante della Camera di Commercio, che possa aiutare tante donne che in questo momento hanno un'idea e vogliono realizzarla. Barbara Lunelli, sono super onorata di far parte del CIF, del Comitato Imprenditoria Femminile. Il nostro compito è quello di essere a completa disposizione delle imprenditrici o delle aspiranti tali. E voglio anche in questa occasione dare un piccolissimo contributo alle aspiranti imprenditrici. Da una foto che mi è arrivata proprio ieri sul telefono da una mia amica che era a Venezia e che mi ha mandato una foto di un'installazione che era un piccolo albero spoglio che sosteneva un grande masso. E io ho pensato che potesse essere la rappresentazione della donna che ha forti radici a terra, che sembra molto esile, ma che sa sostenere grandi massi con i rami rivolti al cielo. E credo che questo sia la sintesi di quello che può e deve essere un'imprenditrice. Stefania Bosco, sono un'orgogliosissima componente del CIF, in secondo mandato, quindi questa cosa mi inorgoglisce enormemente, ancora di più. E sono veramente contenta di far parte di questo comitato, perché ci sono veramente delle donne che credono in quello che fanno, non solo nel lavoro professionale, ma anche nell'aiuto e nel supporto che si può dare alle donne che vogliono avvicinarsi al mondo imprenditoriale. Io sono, in certo senso, figlia d'arte. La mia famiglia è da anni un'azienda imprenditrice nel settore vinicolo e io sono la prima donna a essere entrata effettivamente in azienda e attualmente la presidente. Sono presidente dell'azienda, quindi per me è un grande onore aver raggiunto questo risultato, grazie soprattutto a mio padre. C'è un progetto di cui mi piace parlare, perché è un progetto che in altre regioni
già esiste da diversi anni, in Abruzzo invece sta nascendo adesso, che avvicina le imprese agricole femminili proprio all'educazione alimentare. Sono un progetto collegato alla nascita in questi ultimi mesi di fattorie didattiche, progetto che è stato sostenuto anche da Coldiretti e che vedrà nel prossimo anno scolastico, nei prossimi anni scolastici, sempre più aziende agricole specializzate in formazione proprio didattica. Ovviamente sono aziende di titolarità diversa, ma abbiamo notato che le donne sono, diciamo, più vocate a questo tipo di cosa, quindi ad un ruolo pedagogico, ad un ruolo didattico, che fa ben sperare anche per il futuro delle giovani generazioni.